Non so quanti altri movimenti politici italiani possano far convergere in una città italiana personalità di 12 paesi diversi per parlare di Europa, parlare di futuro, parlare di lavoro, parlare di agricoltura, parlare di giovani, parlare di università, parlare di arte, parlare di cultura. Sono orgoglioso, ecco, ripeto, non mi aspetto che Firenze venga con Nardella a ringraziarci, a portarci un mazzo di fiori, ma neanche passare una settimana a insultare. Non è degno di un sindaco che rappresenta una città così bella e inclusiva parlare nei termini in cui ha parlato. Detto questo, per noi domani sarà una bellissima giornata di proposte. Domani noi offriremo all'Italia proposte, una visione di futuro, non di passato.